Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La politica ha deciso che l'autonomia è un percorso che deve andare avanti. Il decreto sul ponte, sullo stretto di Messina, è lo strumento per la propaganda di Salvini. L'opposizione deve cercare una scusa per criticare, noi dobbiamo fare. Ma con i soldi degli italiani. Non ci preoccupiamo di questo. Il governo è a disposizione per fare quello che è necessario. La presenza sostanzialmente di un altro terremoto. Nulla sarà più come prima. Poi c'è un tema di messa in sicurezza del territorio. Esigenza prioritaria del soccorso alle persone. Utilizzare fino all'ultimo euro disponibile a sanare danni effettivi ed emergenti. Buongiorno signori miei, eccoci qua, il giorno dopo la terribile alluvione che ha colpito la Romagna. Il bilancio delle vittime e dei danni purtroppo è ancora più pesante di quello con cui ci eravamo lasciati ieri. 9 morti, oltre 10.000 sfollati. Tra poco ci collegheremo nuovamente con le zone del disastro, c'è per noi Isabella Ciotti, vicino Forlì, sono in procinto di fare un salvataggio, ma intanto il dibattito si è già spostato dal cambiamento climatico al dissesto idrogeologico. Piove tanto, tutto assieme, come è mai avvenuto prima, ma il vero problema è quello che succede a terra, dove si conserva e si cura poco il territorio, dove si costruisce troppo e magari troppo vicino ai corsi d'acqua, cosa che diciamo anche questo da tanto tempo. Oggi molti punti di vista sulla politica, su chi amministra quei territori da molti anni, sul PD per intenderci e sul presidente della regione Stefano Bonaccini. A me francamente sembra una polemica sbagliata nei modi e soprattutto nei tempi, perché va a colpire chi in questo momento è in ginocchio e tenta di resistere a una tragedia epocale. Il tema della scarsa prevenzione esiste, per carità, verissimo, in tutta Italia, andrebbe affrontato con serietà e non all'italiana, onestamente. Colpa mia, colpa tua, curva nord contro curva sud, non mi sembra il modo giusto. Piccolo consiglio, peraltro non richiesto, quel famoso PNRR, quella montagna di soldi che manco riusciamo a spendere, non potremmo per esempio utilizzarla per questo? Non sarebbe la cosa forse più urgente? Ne parliamo stamattina con Anna Scagni, esponente del PD, buongiorno, ben trovata. Matteo Richetti, esponente di Azione.